L'agenzia Giacomelli, nel corso del Novecento, ha accompagnato e documentato gli appuntamenti della Mostra del Cinema di Venezia, immortalando con ritratti e scatti d'ambiente alcuni dei suoi principali protagonisti. Nel 1966 giunge a Lido, dall'Unione Sovietica, una coppia di freschi sposi, il regista Andrei Konchalovsky e l'attrice Natalia Arimbarasova. Occasione, la presentazione in concorso del primo lungometraggio dell'autore russo, Il primo maestro, un film ambientato nel 1924 che decanta un tema piuttosto sensibile in Occidente, quale l'accesso all'istruzione da parte dei bambini socialmente più emarginati. L'attrice ottiene in quell'edizione la Coppa Volpi per la migliore interpretazione femminile. Giacomelli segue e immortala la coppia in numerosi scatti, dall'arrivo all'aeroporto di Tessera al momento della proclamazione del premio in Sala Grande, quindi a contatto della folla all'esterno del Palazzo del Cinema.